diplomatica. Shalom significa la pace e auguro questa pace al vostro popolo e allo Stato di Israele. Era il 27 gennaio del 91, era della guerra del Golfo. Quasi 30 anni prima, viaggiando in Terra Santa, Paolo VI non aveva pronunciato le parole Stato di Israele. Si discuterà ancora per molto l'atteggiamento dei papi del Novecento nei confronti degli ebrei. L'Olocausto e il ritorno in Palestina, le guerre del Medio Oriente, la questione palestinese e quella di Gerusalemme sono tutti capitoli di un libro di tormenti. Ma con Giovanni Paolo II, il Papa cresciuto insieme agli amici ebrei, il dialogo religioso certamente sbloccato nel 65 con la cancellazione dell'accusa di deicidio, diventa strategia, diventa obiettivi concreti. Papa Wojtyla supera, andando incontro agli ebrei, il contenzioso sul Carmelo di Auschwitz. Entra nella sinagoga di Roma, sua è l'espressione nostri fratelli maggiori. E oggi che anche politica e diplomazia hanno compiuto il passo decisivo, questo Papa già guarda più lontano. Lui vorrebbe, penso,